Quattro membri di una famiglia di origine nomade ma stanziale nella bassa padovana. Marito, moglie e due figli che i carabinieri della compagnia di Este ritengono responsabili di aver organizzato un gruppo criminale che si sarebbe reso protagonista di decine di furti, sia in Veneto, fra le province di Padova, Venezia, Vicenza e Rovigo, ma pure in Toscana, a Lucca. Avrebbero accumulato almeno 200.000 euro con assalti a ville e appartamenti. Il loro furto durava 4-5 minuti, non di più, proprio perché erano agevolati dal trovare l'area furtiva in posti molto semplici. E dopodiché si rimettevano in marcia verso la loro residenza e in alcuni casi strada facendo vendevano già la merce. I 14 colpi ricostruiti sarebbero stati compiuti in circa 6 mesi, fra aprile e ottobre dello scorso anno, prima nel Padovano, a Baone, Saletto e Abano, con una puntata al Lido di Camaiore. Quindi a ottobre la vera sequenza, iniziata a Ficarolo in Polesine, poi nel Vicentino a Sandrigo, Bassano e Camisano, e ancora nel Padovano, Ospedale Teuganeo, Campodoro, Piazzola e Borgo Veneto. Anche 3 furti in un solo giorno, con un preciso modus operandi. Innanzitutto sceglievano sempre località lontane, non mai nei comuni dove abitavano o i dintorni, e preferivano le zone residenziali come case singole o come case anche alcune volte in appartamenti, prediligendo naturalmente quelli privi di sistemi di videosorveglianza, senza i cani e senza magari grate o qualcosa che poteva rendere difficoltoso entrare. Utilizzavano materiale da scasso quali cacciaviti, piedi di porco, previa frazione quindi a mezzo finestra o porta. I 4 arrestati sono stati tradotti nelle carceri di Rovigo e di Verona. Il magistrato ha poi disposto l'obbligo di dimora per 2 fratelli 25enni e un 64enne che avrebbero supportato le azioni criminose della famiglia.